Requisiti più ampi per donne con figli, impegno per i giovani e inserimento dei siderurgici nelle categorie dei lavori faticosi. Le ultime novità portate dal governo in tema di pensioni, tuttavia, non sono state sufficienti per convincere tutte le sigle sindacali. Se la CISL ha detto sì, la UIL ha manifestato una posizione più articolata, mentre una sonora bocciatura al piano del governo per bloccare l'innalzamento dell'età di pensionamento a 67 anni arriva dalla CISL. CGL che annuncia una prima mobilitazione per il 2 dicembre. Abbiamo annunciato una prima mobilitazione che si terrà il 2 dicembre, saranno alcune grandi manifestazioni interregionali, anche perché i giorni che abbiamo a disposizione sono gran corsa per riuscire ad avere una buona mobilitazione. Da parte sua il governo presenterà le misure sulla previdenza contenute nel documento presentato ai sindacati come emendamento alla legge di bilancio. Ci sia fatto un lavoro importante in queste settimane con la predisposizione di una serie di proposte. A differenza della CGL, sia la CISL sia la UIL in sostanza danno via libera alla proposta del governo che prevede lo stop all'aumento dell'età di pensionamento per 15 categorie di lavori faticosi e usuranti. Anche quest'anno, in questo modo, dentro la legge finanziaria, noi potremo trovare circa 300 milioni a favore degli uomini e delle donne del lavoro anche in campo previdenziale. Se ci fossimo spaccati alla prima riunione non avremmo avuto 5 punti aggiuntivi che abbiamo nelle due riunioni successive conquistato.